Oggi vedremo lo spettro della famiglia disfunzionale. Quando ci rendiamo conto di essere stati cresciuti in una famiglia disfunzionale, cominciamo ad avere certe paure, come quella per esempio di diventare come i nostri genitori o comunque come le persone che hanno contribuito a renderci la vita un inferno, e quindi iniziamo a stare molto più attenti, ad osservare diciamo un po' più attentamente le caratteristiche delle persone che incontriamo, eventualmente le persone con le quali pensiamo di voler costruire qualcosa. Quindi queste paure che ci portiamo indietro dalla famiglia disfunzionale possono diventare un impedimento, perché cominciamo prima a non fidarci molto di noi stessi. Secondo, cominciamo a vedere un po' troppi dubbi laddove non ci sono, oppure, nel caso contrario, cominciamo a cascare facilmente nelle promesse che sembrano troppo belle per essere vere, perché da qualche parte diciamo che ci meritiamo questa occasione, quindi questa è l'occasione che la vita ci ha finalmente dati per pareggiare i conti con tutto quello che abbiamo subito. E quindi in questo caso di figura tendiamo a fidarci più del dovuto, tendiamo a sperare che le cose possano andare davvero molto bene per noi finalmente. Un po' come nei film, no? Quando vediamo che c'è un protagonista che per tantissimo tempo è stato marchiato dalla sfortuna, a una certa arriva quel momento in cui le cose cominciano ad andare bene per lui o per lei. E invece questo succede molto raramente. Pertanto, quali sono i segnali che possiamo osservare in una persona per renderci conto che abbiamo di fronte qualcuno di cui ci possiamo fidare o meno? Una delle prime cose di cui ci vogliamo accertare è che siamo la prima scelta per questa persona e non un premio di consolazione per una relazione che gli è andata male di recente, perché ci sono persone che fanno questo. Alcune persone, quando hanno una relazione che gli è andata malissimo e che non riescono ad accettare questo perché va a intaccare tantissimo sulla loro autostima, che cos'è che fanno? Cercano qualcuno che sembra, diciamo, nel bisogno al quale o la quale si agganciano, in modo da non crollare troppo psicologicamente. Quindi, avendo una persona dalla quale si possono agganciare, questo li fa sentire ancora desiderabili. Allora, non è una cosa sbagliata, non è sbagliato sentirsi desiderabili da qualcuno, però, secondo il mio modesto avviso, è sbagliato quando si fa per un interesse rigidamente personale per poi sbarazzarsi di questa persona come se non la fosse, proprio perché c'è la paura di rimanere da soli, perché di questo che si tratta in molti casi. A volte anche veniamo usati per cercare di fare gelosire la persona dalla quale si è distaccata, augurandosi che così facendo quest'ultima tornerà da lui o da lei chiedendo di ricominciare da capo, perché sente che senza di lui o senza di lei, insomma, la sua vita in fondo è peggiorata, e così via dicendo. In questo caso di figura, questa persona che vi ha scelto come cuscinetto di riconforto chiude la storia che ha brevemente aperto con voi, dicendovi che in realtà non poteva funzionare, che ci sono troppe cose fra di voi che non ci stanno, bla 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 bla, e poi ritorna dalla persona che desidera veramente, che sin dal principio è sempre stata la sua prima scelta. Quindi bisogna stare molto attenti a queste dinamiche qua, in cui siamo in realtà una seconda o peggio ancora terza scelta di qualcuno che viene da noi non perché gli interessa veramente chi siamo e quello che abbiamo da offrire, ma perché sta cercando un attimo di arginare il dolore che sta provando per il fatto che è stato o stata abbandonata. E quindi da questo punto di vista uno dei segnali da notare è che la persona sta cercando di legare con voi molto in fretta, un po' come fanno i narcisisti, solo che in questo caso non si tratta sempre di narcisisti, eh? Voglio mettere molto l'accento su questo. A volte si tratta di persone che per vari motivi anche possono avere alcune situazioni nella loro vita che fanno sì che non riescono a stare da soli, hanno bisogno di un punto di appoggio e pensano che il miglior modo per ottenere questo sia di cercare di mettersi in relazione con qualcuno, quando a volte basterebbe soltanto avere dei amici fidati con i quali parlare in modo da sentirsi, diciamo, riconfortati. Purtroppo non tutti ragionano così. Per alcune persone la soluzione migliore è quella di trovare qualcuno con chi mettersi. Per ottenere questo, la persona si mette a darvi tutti i suoi contatti, dandovi la forte impressione che siete la sua prima scelta, perché sta cercando tutti i modi possibili per rimanere in contatto con voi. E una volta che abboccate e che provate a contattare questa persona perché vi ha dato questa fortissima impressione che voleva conoscervi, eventualmente per una relazione un po' più intima, quando quindi cominciate a messaggiare con questa persona, vi accorgete che c'è una certa distanza. Allora, a volte può essere perché la persona è impegnata, sta facendo le sue cose, quindi c'è una vita anche per conto suo da un punto di vista lavorativo o altre cose che non hanno nulla a che fare con la sua vita emotiva. Questo può essere un caso. L'altro caso può essere appunto dovuto alla cosa che ho detto prima, ossia che la persona vuole sentirsi desiderata, vuole sentirsi ricercata, e quindi quando proverete a contattare la persona, invece di rispondervi, che ne so, fra
5-10 minuti, vi risponde il giorno dopo. Sul momento dite ok, probabilmente è perché state impegnata. Ma quando vedete che questa tendenza è sempre la stessa, quindi ogni volta che scrivete la persona vi risponde il giorno dopo, magari peggio ancora 2-3 giorni dopo, questa è chiaramente una persona che vi sta usando per aumentare la sua autostima. E l'altra cosa che noterete è che quando provate a comunicare vi risponde sempre con frasi brevi, non cerca mai di portare la comunicazione oltre un certo livello. Questo può anche essere dovuto al fatto che in realtà la persona non ha mai chiuso la relazione in cui stava, sta cercando appunto di far ingelosire la persona con la quale sta, ma voi questo non lo sapete perché eventualmente vi ha fatto capire subdolmente che era single, era aperta per nuove esperienze, cercare di conoscervi e così via dicendo. Dandovi quindi questa impressione, in realtà vi prepara mentalmente a dare tutto quello che avete per inseguirla, per poi scoprire alla fine che in realtà non aveva mai chiuso la relazione nella quale stava. Un elemento importante da notare che vi può far capire se la persona con la quale interagite ha veramente chiuso con la sua relazione precedente è di vedere quante volte ogni volta che sta assieme a voi fa sempre riferimenti a questa precedente relazione, a come era bella, ai vari episodi che ci sono stati, e vi racconta tutte queste cose senza mai interessarsi a quello che avete da dire o da offrire. Vi vuole soltanto lì per ascoltare, punto. Quando quindi vedete questo tipo di comportamento, questo è un segnale al quale bisogna stare attenti, perché chiaramente la persona mentalmente non ha affatto chiuso la sua relazione precedente. Quando si tratta invece di narcisisti, questo tipo di comportamento, oltre che a farvi sentire inferiori, è una sottile forma di manipolazione che gioca appunto sul paragone, perché in questa maniera, quando li sentite parlare così bene, con tutta questa nostalgia della relazione precedente, avete l'impressione che la barra è molto alta, dovete impegnarvi tanto se volete meritarvi questa persona. Quando una persona assume questo tipo di comportamento, quindi di sempre parlare della sua vecchia relazione quando si trova di fronte a voi, fregandosene completamente di quello che avete da offrire, e quando magari provate a parlare di qualcosa che vi piace, subito siete messi in paragone con la ex o l'ex di questa persona. Siete un avatar per l'immagine nostalgica che questa persona ha del suo ex o la sua ex. Per questo è che è molto importante stare attenti a questi segnali, perché nel lungo andare, se procederete a mettervi in relazione con una persona così, suderete le 7 camici per fare in modo che questa persona inizi a vedervi veramente per chi siete. Parlo di questi aspetti perché sono importanti da notare, soprattutto se siamo, diciamo, in una dinamica nella quale stiamo cercando qualcuno con il quale o la quale passare il resto della nostra vita, in modo da evitare le stesse dinamiche che abbiamo vissuto nella nostra famiglia di origine. Sapendo che siamo mossi inconsciamente dalla familiarità, è molto difficile notare certi atteggiamenti vedendoli in quanto tossici e potenzialmente fattori di problemi a non finire, nel caso in cui decideremo di andare avanti con questa persona. Un'altra cosa utile che si può fare, questo soprattutto quando siete già abbastanza avanti nella vostra relazione, è di chiarire il motivo per il quale siete assieme, che cos'è che state cercando di raggiungere, qual è l'obiettivo finale. Se siete di fronte a un manipolatore o una manipolatrice narcisista, sarà sempre molto vaga a darvi questa risposta, al punto in cui di fronte a una vostra insistenza si infastidierà, eventualmente incavolandosi anche. Quindi quando vedete già questo tipo di comportamento, sapete che non avete a che fare con qualcuno che ci tiene veramente a portare avanti con voi un progetto di vita. Questa persona sta con voi perché vi considera un po' come un cuscinetto di riposo, oppure un semplice rifornimento narcisistico da usare e niente di più. Una persona con le idee chiare, che è veramente dedicata a voi, non si farà nessun problema a cercare di capire con voi quali sono gli obiettivi che state cercando di raggiungere nel vostro progetto di vita nel lungo andare. Questo evita anche di essere delusi per tantissimi anni, rendendosi poi conto di avere perso tempo con la persona sbagliata. Purtroppo, quando siamo mossi da una fortissima empatia, tendiamo a dire ok, diamogli un po' di tempo, forse ha bisogno di qualche momento, forse ha bisogno di un anno o due per cercare di mettersi in carreggiata e capire bene anche lui o lei dove stiamo andando. Questa di solito è la cosa che ci frega. Vi dico, una persona di solito non ci impiega molto tempo per capire se è veramente interessata a voi o meno, in modo sincero. Non ha bisogno di un anno o due per capire esattamente dove vuole andare con voi, se ci tiene veramente a voi. Se non ci tiene veramente a voi, allora questa risposta che state aspettando non ve la darà in un anno, eventualmente ve la darà dopo 7 anni, e non sarà per forza quella risposta che state aspettando. Un altro elemento importante da notare, soprattutto se avete voglia anche di avere figli con questa persona, è di vedere com'è che parla dei figli, quali sono i progetti che ha per aiutare quest'ultimi a svilupparsi in persone sane in possesso del loro potenziale. È molto importante questo aspetto perché vedrete subito con chi avete a che fare. Se la persona vi parla dei figli come se fossero
in realtà mobili per arredare la propria vita, anche per un discorso di titolo sociale, perché lui o lei ha bisogno di avere figli per poter essere visto e rispettato in quanto padre di famiglia. Se si tratta di una lei invece, si sente inferiore alle sue amiche ogni volta che si va a incontrare con loro e che si mettono a parlarle dei loro figli, dei loro bambini e le varie cose inerenti a questo. Eventualmente le sue amiche sono anche più giovani di lei e questo in fondo la fa arrabbiare, perché non sopporta il fatto che delle ragazze più giovani di lei le possano dire come si accudisce un bambino. Vedete? Cose di questo tipo. Una persona così quindi vi farà dei figli non tanto perché ha un progetto di vita per loro, come abbiamo detto prima, ma perché li vede come uno status sociale. In questi casi a soffrire non sarete soltanto voi, ma anche i figli che avrete con questa persona. E la cosa triste di tutto questo è che se provenite da una famiglia disfunzionale, laddove siete stati trattati anche voi come dei mobili che servivano a decorare e andare in giro a vantarsi in quanto bravo genitore, quando vi metterete in coppia con una persona che ha la stessa mentalità, praticamente riviverete la vostra esperienza, vedendo però questa dinamica sui vostri figli. Questo è tutto, vi ringrazio per la vostra attenzione, fatemi sapere nei commenti come vi è sembrata questa puntata e non mi rimane altro da dirvi che ci vediamo alla prossima. Cambia pensando.